Bene, allora l'apertura è consegnata a Stefano Anastasia. Stefano è uno dei fondatori dell'associazione Antigone che da molti anni si occupa dei temi che trattiamo qui oggi. Ci tiene a dire che oggi è presidente anziano di Antigone. Io ho suggerito presidente onorario, mi sembra. Invece a lui piace di più Forse mi presidente chiamano anziano, presidente quindi. onorario, mi sembra. Ecco, è presidente anziano di Antigone ed è ricercatore dell'Università di Perugia. A Stefano, che quindi insomma ha su questo tema grande competenza, noi chiediamo di costruire una cornice. Quindi una cornice, abbiamo messo un po' il titolo Questione criminale, politiche securitarie, perché ci serve una cornice un po' più generale per capire dove stiamo. Dove siamo noi, quindi dove stiamo, dove collochiamo i temi poi più specifici su cui lavoreremo in questa giornata. Quindi do la parola a Stefano. Dopo l'intervento di Stefano abbiamo un primo momento di scambio. Bene, allora, no, anziano solo perché diciamo, onorario credo che sia equivalente, Certo, non quindi figurati. altre cose fanno nessuno. Allora, mi è stato chiesto di appunto introdurre questo corso con una relazione su questioni criminali e politiche securitarie. E come evidentemente questioni politiche che sono a monte dei problemi del penitenziario, quindi con riferimento diretto evidentemente ai problemi del penitenziario. E credo che per far questo sia necessario allontanarsi un po' come dire, dalla torsione che il dibattito pubblico italiano ha sulle questioni del penitenziario. Perché dico questo? Perché nel nostro paese noi viviamo una peculiare, diciamo, manifestazione dei problemi che sono legati all'argomento di cui discutiamo, che deriva dalla insufficiente capacità del sistema penitenziario italiano. In Italia si discute di sovraffollamento. A me è capitato appunto in un contesto internazionale del Consiglio d'Europa di non riuscire, diciamo, sia a interloquire adeguatamente con persone provenienti da altri contesti nazionali europei, perché appunto il sovraffollamento è una patologia specifica del sistema penitenziario italiano. Non racconta, ovviamente è un effetto del processo che gli sta a monte, ma non è, diciamo così, il processo che gli sta a monte. Dire, noi siamo abituati a discutere, sui siamo abituati a discutere in Italia del problema del sovraffollamento e quindi diciamo così, della relazione che si stabilisce tra quantità di persone private della libertà e capacità delle istituzioni penitenziarie. E sono evidentemente troppi, e questo si sa, diciamo, e quindi si discute di questo. Il problema però è, diciamo sì, se il nostro sistema penitenziario fosse un sistema adeguato, diciamo, il problema sarebbe risolto? Perché questo è il problema che affronta l'intero mondo di cui facciamo parte. Quindi, diciamo, lo sforzo che dobbiamo fare, se appunto vogliamo fare una riflessione a monte del problema del penitenziario, così come ci si presenta oggi in Italia, è fare appunto ragionare sul penitenziario nel suo complesso, a prescindere da questa tara specifica, che è una tara appunto italiana, no? Negli Stati Uniti o in Gran Bretagna hanno costruito penitenziari come noi non saremmo capaci di fare nei prossimi 2000 anni, diciamo così. Quindi è chiaro che quella tara ce la porteremo dietro. Ma il problema, cioè, di quante persone sono sottoposte a esecuzione penale c'è tale quale anche laddove il sovraffollamento non c'è. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è liberarci un po' di questa peculiarità che condiziona così tanto il dibattito italiano per cercare invece di inserire la nostra realtà dentro un contesto di carattere più generale. E allora,
Vediamo un po' qual è questo, questo contesto appunto di carattere più generale con cui dobbiamo fare i conti. Scusami Stefano, se vuoi usare le slide però bisogna collegare. No, le uso per leggere io. Okay. Sono sempre molto approssimative le mie slide, quindi non le socializzo volentieri. Allora, il contesto da cui veniamo è appunto un contesto da cui è ispirato ancora fondamentalmente non solo il nostro ordinamento nei rami e nei settori più alti, intendo la Costituzione, l'ordinamento penitenziario nei suoi principi fondamentali, ma più in generale, per esempio, le indirizze e le politiche appunto del Consiglio d'Europa, gli orientamenti della Corte Europea dei Diritti Umani, eccetera, eccetera, eccetera. Veniamo da un contesto particolare, che è il contesto di quella che Hobsbawm ha chiamato l'età dell'oro del Novecento, che è appunto il periodo storico successivo alla seconda guerra mondiale, che ha visto, diciamo, strutturarsi nelle forme che conosciamo, per quanto diverse, il modello dello Stato sociale di diritto, sostanzialmente. Quel modello è un modello che ovviamente ha prodotto, tra virgolette, il suo penitenziario, lo ha prodotto normativamente e per un periodo lo ha anche prodotto dal punto di vista della realtà, non perché ci fossero corrispondenze puntuali tra nome e realtà, quelle non ci sono mai, peraltro appunto sempre per tornare e vedere i raffronti tra il contesto nazionale e quello internazionale, noi abbiamo anche il paradosso che il nostro modello normativo viene definito al termine di quella parabola, no? La nostra riforma penitenziaria è alla fine di quel trentennio che Hobsbawm ha chiamato l'età dell'oro, alla fine di quel modello sociale, quindi ovviamente con grande difficoltà a corrispondergli effettivamente. Ma insomma, tra i primi anni 50 e gli anni 80 del Novecento, la popolazione detenuta in Italia ha oscillato, come sapete, tra le 20 e le 40 mila unità, per un tasso di detenzione che variava tra i 47 e i 70 detenuti ogni 100.000 abitanti. Questi erano, diciamo così, grosso modo i numeri a partire appunto dal secondo dopoguerra del Novecento. Nello stesso periodo, nell'Europa occidentale, e qui il contesto, il tasso di detenzione si mantiene su una fascia di oscillazione simile, certo con differenze, come si sa tradizionalmente i paesi nordici hanno avuto tassi di detenzione più contenuti, ma complessivamente parliamo di numeri di questo genere, diciamo. Nel frattempo, dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti d'America il numero delle persone private della libertà per motivi di giustizia era al suo minimo storico, quindi corrispondeva perfettamente a ciò che accadeva da quest'altra parte. E quindi possiamo dire che in questi 30 anni del Novecento, 45, 73, 75, in Italia appunto fino agli anni 80, abbiamo, diciamo, sistemi penitenziari dal punto di vista del loro dimensionamento, vivono la loro stagione migliore, perché abbiamo appunto pochi detenuti, abbiamo un investimento, diciamo, qualche volta solo retorico, in qualche altra circostanza anche fattivo, diciamo così, nell'idea trattamentale. Abbiamo una decarcerizzazione effettiva, perché questi sono numeri appunto che tendono, diciamo, sia una decarcerizzazione effettiva, tanto che tema di dibattito, diciamo, al tempo è stato anche, diciamo, se l'ipotesi abolizionista, diciamo, no? Abolizionista dell'istituzione penitenziaria. Quindi questo è il contesto che è alle nostre spalle.
Questo contesto muta radicalmente a partire dai primi anni 70, e a partire dai primi anni 70 negli Stati Uniti d'America. Nel 1973, in modo particolare, si ha negli Stati Uniti l'inversione di tendenza, cioè appunto, il sistema penitenziario, invece che decrescere o mantenersi, diciamo, sia a livello di contenuti, comincia a crescere, fino a raggiungere nel 2008, teniamo presente, diciamo, teniamo a mente tutte queste date perché hanno significati precisi secondo me, nel 2008 raggiunge appunto la cifra record di 2.300.000 persone detenute nei penitenziari statali o federali e di più di 5 milioni in esecuzione penale esterna sul territorio, diciamo così, varie forme di controllo penale sul territorio. Complessivamente, secondo un'indagine di un istituto di ricerca americano, nel 2007 si contava che fossero sotto controllo penale negli Stati Uniti un cittadino americano adulto su 31. Questo era, diciamo, 31. Su 31, sì. Ogni 31 ce n'era uno che aveva una qualche forma di controllo penale in corso, diciamo, in esecuzione. Non diversamente, seppure su dimensioni di scala, quelle sì, diciamo, abbastanza diverse, a partire dagli anni 80 anche i sistemi penitenziari europei cominciano a crescere, omogeneizzandosi peraltro progressivamente con i sistemi penitenziari dell'Europa orientale, che invece hanno avuto tradizionalmente tassi di detenzione più significativi, fino a raggiungere nel 2008 un tasso di detenzione media, diciamo, sì, nei paesi del Consiglio d'Europa, quindi nell'Europa larga, quella che va, come si dice una volta, dall'Atlantico agli Urali, un tasso di detenzione di 140 detenuti ogni 100.000 abitanti, più di quello di cui appunto discutiamo in Italia, dove siamo arrivati a circa 110 detenuti per 100.000 abitanti, il doppio di quello che era la media europea appunto 20 o 30 anni fa. Ecco, allora, questi sono, diciamo così, i mutamenti, diciamo così, dei 30 anni che abbiamo detto sono stati definiti da Hobsbawm come l'età dell'oro del Novecento e dei 30 anni successivi. Allora il problema è chiedersi cosa sia accaduto perché possa essere accaduto un cambiamento, diciamo così, così significativo e con queste tendenze di omogeneità, perché sono tendenze di omogeneità, seppure, diciamo, sì, nelle differenze, nelle specificità nazionali più significative. E cosa è accaduto appunto che ha trasformato i sistemi penitenziari in questo modo? Ovviamente, diciamo così, tra le spiegazioni possibili, la prima basilare, quella che, diciamo, è nel senso comune, quella a cui ovviamente tanto il senso comune si riferisce, è quella che dice ci sono più detenuti perché si commettono più reati, diciamo così, no? La spiegazione naturalistica, che, diciamo, si presuppone una corrispondenza tra criminalità, efficienza del sistema giudiziario e quindi esecuzione penale, diciamo così. Quindi il problema è che si fanno più reati e inevitabilmente ci sono più reati. E però, diciamo appunto, anche a prendere per buona la possibilità di una corrispondenza di questa natura, è un'ipotesi che non è suffragata dai dati, per esempio proprio nel contesto italiano, dove la più grande trasformazione del sistema, diciamo sì, o meglio del fenomeno criminale, ecco, chiamiamolo in questo modo, dal punto di vista quantitativo, avviene negli anni 60,
come in gran parte dei paesi occidentali, avviene quando, diciamo così, in qualche modo si sviluppa e si diffonde il livello di benessere, di ricchezza legato ai beni di consumo, sostanzialmente. Voi sapete che in Italia abbiamo, vengono commessi circa 3 milioni di reati l'anno, di questi 3 milioni, 2 milioni sono riferibili direttamente all'area, diciamo, dei reati cosiddetti predatori, diciamo, furti, rapine e quant'altro, e diciamo così, esattamente quest'area, diciamo così, che ha fatto crescere esponenzialmente i reati in Italia nel corso della storia italiana repubblicana, è cresciuta, diciamo, a partire dagli anni 60, quando, diciamo così, è cambiata la struttura della ricchezza materiale, diciamo, sia nel nostro paese, no? Quando è diventato, sono stati diventati più diffusi i beni acquisibili, per esempio, attraverso reati di tipo predatorio, e quindi, diciamo, si potevano moltiplicare, diciamo, questi beni di reati. Hanno pensato anche altri fattori, come per esempio la diffusione dei sistemi assicurativi, che fanno sì che cresce la, diciamo, sì, la denuncia dei reati, ma insomma, al di là di questo, sicuramente la struttura, diciamo, sì, dell'andamento della criminalità in Italia cambia in quegli anni, non cambia dopo. Quindi cambia e, diciamo così, il sistema penitenziario non se ne accorge sostanzialmente, perché rimane, diciamo, entro quei limiti contenuto fino ai primi anni 80 sostanzialmente. Quindi non c'è corrispondenza, appunto, la corrispondenza naturalistica, diciamo, non funziona. D'altro canto, seppur, diciamo, se questa corrispondenza funzionasse, cioè si dovesse verificare come sia accaduto in molti paesi, in tutti questi paesi di cui parliamo, e allora dovremmo porci un altro interrogativo, cioè se, diciamo, sì, questa corrispondenza tra crescita del penitenziario e crescita della criminalità, diciamo, sì, effettivamente esiste naturalisticamente, bisognerebbe chiederci come mai esiste naturalisticamente, cioè come mai sia possibile che, diciamo, sì, una vasta area del mondo, stiamo parlando grosso modo degli Stati Uniti e dell'Europa, vedono crescere contemporaneamente allo stesso modo gli stessi indici di pericolosità che producono gli stessi indici di criminalizzazione. E allora anche in questo caso forse dovremmo dirci che non è solo, diciamo così, un fenomeno criminale, diciamo, no? Che è qualcosa che ha a monte di questo fenomeno criminale. Altra possibile spiegazione che per esempio nel dibattito, in questo caso più specialistico, più giuridico, talvolta viene proposto, è che la crescita della criminalizzazione delle persone in esecuzione penale o comunque sottoposte a privazione della libertà dipenda da una maggiore efficienza del sistema, cioè il sistema è capace di, nonostante tutto quel che si dice per esempio del sistema di giustizia italiano, è capace di produrre più condanne, diciamo così, no? Più condanne, e talvolta, diciamo, sia anche a termini più lunghi. Ipotesi che evidentemente andrebbe verificata empiricamente e che certamente in Italia potrebbe essere un po', diciamo, sostenuta dal fatto che noi abbiamo avuto una peculiarità, diciamo, sì, dentro la nostra vicenda di quegli anni in cui la popolazione detenuta era bassa, cioè il fatto che in Italia abbiamo avuto per nell'arco di 40 anni credo 20-22 provvedimenti di amnistia indulto, quindi abbiamo avuto, diciamo, un uso ordinario della clemenza processuale nel caso dell'amnistia o esecutiva nel caso dell'indulto. Quindi, diciamo così,
sotto questo profilo si potrebbe anche dire che effettivamente quando poi questa porta viene chiusa all'inizio degli anni 90, quando la riforma costituzionale che blocca la possibilità di accedere a questi provvedimenti, salvo che in caso eccezionale come è stato quello del 2006, il sistema si cresce a dismisura. È un'ipotesi plausibile questa, rimane da chiedersi però, anche in questo caso, anche questa ipotesi ci rimane interrogativo. Perché è stato possibile, come è stato possibile che nei 30 anni precedenti ci fossero 22 provvedimenti di amnistia indulto? Cioè, come è stato sostenibile dal punto di vista del contesto sociale un uso così frequente di provvedimenti di clemenza? Se tutti voi avete memoria di quello che è successo intorno al 2006, nell'approvazione di quel provvedimento di indulto, le polemiche che ne sono seguite, anche solo chiedersi come sia stato possibile che nei 30 anni precedenti questo fosse uno strumento ordinario è già una questione che in qualche modo ci dice che anche in questo caso non di sola efficienza evidentemente doveva trattarsi. E allora bisogna probabilmente pensare a questo contesto come al contesto penitenziario, all'andamento degli indici relativi alla criminalizzazione, all'esecuzione penale, in qualche modo guardando in maniera più complessa ciò che avviene all'interno della nostra società e capire come diversi fattori concorrono appunto alle scelte di criminalizzazione primaria, quindi alle scelte normative di criminalizzazione, come per fare un esempio quella appunto che riguarda la legge sulle droghe, e poi alle pratiche di criminalizzazione effettiva, quelle che avvengono dopo, perché come sappiamo una previsione normativa non è di per sé sufficiente a definire una effettiva criminalizzazione. Ecco allora che appunto se vogliamo guardare il sistema penitenziario nella sua complessità lo dobbiamo inserire dentro il contesto sociale che lo produce e il contesto sociale che lo produce appunto non è un contesto che è esclusivamente riferibile all'ambiente penitenziario e quindi alle dinamiche interne all'ambiente penitenziario che sono quelle normativamente regolate e poi gestite dagli operatori che consentono o meno l'accesso e l'ingresso e l'uscita dal sistema penitenziario, il rapporto per esempio che c'è dentro il sistema penitenziario tra esecuzione penale intramuraria, esecuzione penale extramuraria o ancora possibilità di accedere ad altri benefici, anche benefici che semplicemente riducono la pena come quelli della liberazione anticipata, ma neanche possiamo considerare appunto tutto questo sistema dentro esclusivamente il sistema di giustizia penale. Dobbiamo necessariamente guardare il sistema di giustizia penale dentro un contesto più ampio su cui influiscono almeno altri due poli di attrazione e due determinanti significativi delle scelte di criminalizzazione primaria e secondaria, probabilmente anche due determinanti significative anche dello stesso svolgersi del cosiddetto fenomeno criminale o della cosiddetta criminalità reale, se così vogliamo chiamarlo, che sono questi due poli esterni al sistema della giustizia penale, sono appunto i poli attorno a cui si costruiscono le relazioni sociali dentro un contesto di società complessa come quello in cui viviamo. Quindi da una parte ci sono i rapporti che il sistema demografico e il sistema economico stabiliscono sia con il sistema della giustizia penale che con la criminalità
manifestarsi di fenomeni di criminalità, sia dall'altra parte le relazioni che il sistema, il circuito del sistema politico e della pubblica opinione a loro volta stabiliscono con il sistema di giustizia penale, e quali sono le relazioni che poi si stabiliscono tra sistema di decisione politica e, diciamo così, sistema economico-demografico. Tutto questo, diciamo così, cade sul penitenziario, nel senso appunto che sul sistema di giustizia penale si riversa il prodotto dell'interazione di tre aree di produzione di fenomeni materiali e simbolici che sono esterni al sistema di giustizia penale in senso proprio. Appunto, da una parte la interrelazione tra il sistema demografico e quello economico produce effetti su quella tra il sistema delle decisioni politiche e dell'opinione pubblica. Produce effetti il sistema demografico economico sulla criminalità reale, cioè sull'accadere, diciamo così, di fenomeni e episodi di criminalità, e poi in un sistema, diciamo così, una relazione più univoca produce effetti anche sul sistema di giustizia penale. Stessa cosa accade sull'altro versante di questo schema. L'area della decisione politica, così, che è influenzata dall'opinione pubblica, subisce il condizionamento della sfera socio-economica e a sua volta intrattiene relazioni sia con il fenomeno della criminalità reale che con il sistema della giustizia penale, laddove appunto la criminalità viene formalizzata in imputazioni, accuse, procedimenti ed esecuzioni. E quindi, diciamo così, il sistema ci si presenta, diciamo, in qualche modo in un quadro più complesso, e noi riusciamo a capire ciò che accade non se isoliamo, diciamo così, il fenomeno della esecuzione penale o del sistema di giustizia penale a sé, ma se lo inseriamo dentro questa trama di relazioni che in qualche modo ne determina, diciamo così, gli svolgimenti. E allora, sotto questo profilo, dobbiamo evidentemente chiederci allora se la fine dei 30 anni gloriosi, diciamo così, quelli del periodo 45-73-75, diciamo così, dell'età dell'oro di oggi, e il ritorno della carcerizzazione di massa, all'indomani appunto di questo siano stati una coincidenza, cioè dobbiamo provare a mettere in relazione ciò che è accaduto nel penitenziario da ciò che è accaduto dentro il sistema sociale nel suo complesso. Ciò che è accaduto è appunto come è noto, all'esterno del sistema penitenziario, è il passaggio da un modello che possiamo genericamente, ovviamente perché i contesti, ripeto, nazionali potrebbero giustificarli in modo molto diverso, da un modello che possiamo definire genericamente socialdemocratico a un modello che è stato definito appunto di tipo neoliberista. Questo è ciò che accade, diciamo così, non a caso, in quel torno di anni. E allora possiamo mettere in relazione quel sistema penitenziario dei 30 anni gloriosi con il modello sociale del welfare state. Era così, né più né meno, che il tentativo di trasporre fino a gli ultimi dei meritevoli, perché i carcerati sono gli ultimi dei meritevoli, in una scala di meritevolezza dell'universalismo dei diritti, gli ultimi, diciamo così, che meritano anche loro, diciamo così, i loro diritti, sono coloro, diciamo, che sono imputati, accusati di aver fatto, diciamo, del male ad altri, no? Ecco, allora dentro quel
quel modello arrivava fino all'ultima propaggine. L'ultima propaggine era il sistema penitenziario. Arrivando all'ultima propaggine, offriva dentro il sistema penitenziario quella idea o ideologia, secondo di come la vogliamo guardare, diciamo, di trattamentale, che era una forma, diciamo, tra virgolette, di offerta di sostegno sociale appunto agli ultimi dei meritevoli. Questa cosa, diciamo, è una cosa che dura appunto fino alla prima metà degli anni 70, perché a metà degli anni 70 si rompe questo meccanismo negli Stati Uniti, in Italia un po' più tardi, però grosso modo, diciamo, regge fino alla fine. Poi invece nel modello neoliberista cambia l'idea e la concezione, evidentemente, non solo della pena del penitenziario, questo è, diciamo così, un accadimento anche questo finale, cambia l'idea dello Stato e del rapporto fra Stato e individuo. Lo Stato torna a essere concepito come Stato minimo e, diciamo, qui c'è una grande trasformazione dal punto di vista appunto dei significati delle parole, l'idea stessa, diciamo, sì, di sicurezza, che come si è sempre detto, diciamo, sì, dentro il modello di Stato sociale veniva qualificata come sicurezza sociale, torna a essere l'idea di sicurezza dentro l'ideologia neoliberista dello Stato minimo, torna a essere l'idea di sicurezza delle tradizioni, non è una cosa, diciamo così, che è fuori dal mondo e dalla nostra cultura, è esattamente l'idea di sicurezza che c'era all'origine del pensiero contrattualista moderno, no? L'idea della tutela della libertà, della proprietà e dei beni, ovviamente di chi aveva libertà, proprietà e beni. Esattamente questa è la definizione che la giustificazione che Locke dava del contratto sociale. E nell'idea dello Stato minimo questo c'è, quindi bisogna, diciamo, tutelare questa idea della sicurezza, cioè lo Stato si deve ritrarre fino a consentire a ciascuno di vivere la propria vita e di tutelare questi beni essenziali, per chi questi beni essenziali evidentemente ce l'ha. E quindi questa idea della sicurezza che si riproduce sia a livello interno come internazionale, sono le storie, le cose che abbiamo visto all'opera negli anni, nel decennio passato. Quest'idea dello Stato minimo e quest'idea, per esempio, dell'investimento sulla sicurezza in questi termini è stata una delle grandi giustificazioni degli investimenti che, per esempio, sono stati fatti appunto in epoca di Stato minimo sui sistemi di difesa o sulle imprese belliche, perché ovviamente anche lì bisognava tutelare queste cose, no? La retorica antiterrorismo post 11 settembre è stata una retorica condotta, diciamo così, con argomenti sensibili all'idea dello Stato minimo e che dicevano che però su quello era necessario investire. Quindi, diciamo così, lo Stato minimo è minimo, ma, diciamo così, ha delle responsabilità rispetto a queste cose, quindi, diciamo, trasferire risorse appunto in questi ambiti e in questi settori. Da questo punto di vista, appunto, io resto abbastanza affezionato a una schematizzazione che una decina di anni fa è stata proposta da Sandro Baratta a proposito delle politiche di sicurezza e del modo con cui si costruiscono le politiche di sicurezza. E appunto Baratta, diciamo così, lui ne parlava in termini delle politiche di sicurezza messe in atto, diciamo così, dentro diversi contesti nazionali. Io credo che sia più corretto, con il senno di poi, diciamo così, raffrontarlo invece in termini
diacronici, alcune venivano prima e altre sono venute dopo, diciamo così, nella sostanza. No? E appunto lui distingueva tra politiche di sicurezza, come dire, ispirate al, tra virgolette, diritto alla sicurezza, e politiche di sicurezza invece ispirate alla sicurezza dei diritti. Laddove le politiche ispirate alla sicurezza dei diritti non sono politiche che hanno come riferimento, appunto, quel riferimento del modello universalista dello Stato sociale, e quindi il problema è, diciamo così, disciplinare, attribuire, prevedere diritti e poi garantirli, e in questo senso appunto la sicurezza dei diritti dentro un'ipotesi, diciamo così, sostanzialmente inclusiva, no? E che quindi prevede tutte quelle conseguenze che grosso modo, diciamo, a cui abbiamo accennato. E invece, diciamo così, un paradigma che è quello del diritto alla sicurezza, che invece si è affermato, diciamo così, nel corso del trentennio neoliberista, che parte dalla, come dire, assunzione come, come dire, un dato di fatto della necessità della esclusione sociale, fondamentalmente. E quindi pensa alla sicurezza nei termini della sicurezza per i forti contro i rischi di vittimizzazione provenienti da parte dei deboli, no? E quindi, diciamo, è un'idea della sicurezza che tende a ridurre la sicurezza appunto alla domanda di pena e al controllo nei confronti delle tra virgolette classi pericolose. Questo, diciamo, questo modello è appunto il modello che io credo alla fine abbia vinto in questi anni, quindi non sia stato, diciamo così, un modello alternativo, è stato il modello egemone nel corso del trentennio, appunto, che abbiamo, al cui termine ci troviamo. Ed è un modello che ha funzionato appunto attraverso alcune coordinate che ormai si conoscono abbastanza bene, dentro cui ci sono anche i temi, le questioni di cui si discute qui in questi giorni, no? Ovunque poi questo modello ha operato attraverso un uso della legislazione penale dei suoi strumenti, nel senso che il sistema della giustizia penale è diventato funzionale, diciamo così, alla definizione di questo sistema più complesso, e ovunque lo troviamo seguendo quell'andamento della popolazione detenuta, quindi delle forme, degli indici di criminalizzazione, eccetera, 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 scopriamo che vi sono delle costanti nelle retoriche e nelle politiche, diciamo, che corrispondono esattamente a quel modello del diritto alla sicurezza. Chi appunto queste cose le ha censite puntualmente, diciamo, individua sostanzialmente tre filoni di politiche che sono state poi lo strumento operativo nell'ambito del sistema della giustizia penale perché si affermasse quel modello del diritto alla sicurezza e che poi ha prodotto, diciamo così, quei livelli di incarcerazione. Il primo, diciamo, momento di rottura del sistema previgente è stata la critica alla flessibilità della pena in fase esecutiva. Questo è successo negli Stati Uniti appunto ancora nella metà degli anni 70 ed è, diciamo così, tema di cui si discute ancora stancamente, diciamo, in qualche modo in Italia, ma che nel corso degli anni passati ha ormai avuto una sistemazione abbastanza significativa. Il nostro sistema di flessibilità della pena in fase esecutiva è ormai abbastanza irrigidito, diciamo così, non è mica così più tanto semplice, diciamo, poter come dire, modificare lo stato di esecuzione penale di una persona. Il secondo, diciamo, il
secondo momento argomento di questa trasformazione è stata la concezione appunto della prevenzione, della punizione, della devianza come momento di una guerra senza esclusione di colpi, secondo i paradigmi dell'emergenza, e così è stato, diciamo, in diversi momenti, e diciamo, tra gli altri, diciamo, una appunto delle applicazioni più significative di questa questo paradigma del diritto penale come strumento, diciamo così, bellico, è sicuramente quello del campo della cosiddetta guerra alla droga, che ha avuto, diciamo così, applicazioni similari in contesti nazionali diversi, diciamo, no? E da cui, se posso dire, cambia, per esempio in Italia, su questo forse bisognerebbe, diciamo, tornarci con maggiore attenzione. In Italia più che in altri paesi questa questione è particolarmente significativa, perché al contrario che in altri contesti nazionali, il vocabolario e l'uso, diciamo così, simbolico del diritto penale in Italia cambia esattamente sulla questione della droga. Il rapporto tra sistema politico e uso del sistema penale a fine di consenso, fondamentalmente, cambia esattamente con la campagna per l'approvazione della legge di Molino Vassalli. In Italia è più chiaro che ancora in altri contesti, nel senso che ovviamente, diciamo sì, la war on drugs italiana viene dopo quella statunitense e viene ripresa dagli Stati Uniti. Ma in Italia è quella la cosa che rompe il meccanismo anche in qualche modo tacito di, per esempio anche di tolleranza nei confronti dei sistemi clemenziari e indulgenziali. No? Lì, quella è la prima campagna di legge ordine che viene fatta in Italia, cioè, e che produce gli effetti duraturi che conosciamo, cioè, fino ad oggi. Cioè, poi, con aggravamenti successivi, però diciamo sì, il cambio di retorica viene esattamente lì, e viene peraltro, diciamo sì, prima del mutamento politico istituzionale italiano che sarà di lì a poco, ma non a caso avviene ad opera di chi quel mutamento politico istituzionale lo ha, diciamo, in qualche modo previsto, anticipato, seppure poi, diciamo, finendone per esserne vittima, diciamo, ma era sicuramente la persona, Bettino Craxi, la persona che più aveva intuito la fine del sistema, diciamo, politico-istituzionale della cosiddetta Prima Repubblica, ed era quello che forzava di più perché quel sistema mutasse. E lui che fa quella campagna, diciamo così, in qualche modo costruisce il sistema che verrà, diciamo così, dal punto di vista della retorica securitaria. Infine, terzo, diciamo, elemento caratteristico di questa di quello che appunto possiamo chiamare il populismo penale che accompagna, diciamo, le retoriche del diritto alla sicurezza, è la tendenza alla massimizzazione della pena. Quindi non solo, diciamo così, un freno alla flessibilità della pena in fase esecutiva, ma anche una tendenza alla sua massimizzazione con il ritorno, diciamo così, alle pene massime, alle pene capitali, con Franco Corleone, tante volte lo ricordiamo, a proposito delle cose che abbiamo fatto sull'ergastolo, che gli ergastolani in Italia, in questo periodo di tempo di crescita della popolazione detenuta, sono cresciuti molto più che proporzionalmente rispetto a quanto è cresciuta la popolazione detenuta. Siamo passati dai primi anni 90, quando in Italia c'erano poco più di 200 ergastolani, siamo passati ad avere stabilmente circa 1500 ergastolani. Se vi fate, diciamo, si raffronti, se ci fosse stato un incremento simile nella popolazione detenuta, avremmo probabilmente 200-300.000 detenuti, non i 60.000 che ci sono. Ecco. E questo, diciamo, è dentro il nostro sistema, diciamo, in qualche modo la spia di come dire, una tendenza alla massimizzazione della pena che in altri contesti, per esempio, si registra come negli Stati Uniti sull'uso della pena di morte, come è tornata la pena di morte in questo contesto.
come siamo messi? Ci avviamo. Tutto questo, diciamo, viene genericamente appunto riferito, ricondotto a un'idea, diciamo così, del diritto penale, appunto il diritto penale dell'autore. Tutto questo è stato possibile attraverso la rottura dello schema liberale classico, secondo cui il giudizio penale decide del fatto, non della persona. Decide del fatto che è stato commesso e sulla base di un pregiudizio sul disvalore del fatto, cioè scritto, diciamo così, nei codici, nelle leggi, si attribuisce una pena da scontare, no? Viceversa, appunto, questo armamentario, in qualche modo preposto al diritto alla sicurezza, essendo appunto un armamentario proposto alla immunizzazione, diciamo così, delle persone, diciamo così, in qualche modo titolari di questo diritto alla sicurezza, dai rischi che gli possono venire dall'esterno, invece è finalizzato alla individuazione e alla come dire, marginalizzazione dei soggetti pericolosi, e quindi essendo finalizzato alla marginalizzazione dei soggetti pericolosi diventa naturalmente un diritto penale dell'autore, in cui si giudica l'autore per quello che è, per quella che è la sua storia e per quello che è, diciamo così, il suo rischio criminale, no? La sua, diciamo, pericolosità all'interno del contesto sociale. Questo, diciamo, vale sia nello schema del cosiddetto diritto penale del nemico, che ha avuto, diciamo così, grande diffusione soprattutto, diciamo così, nel contesto successivo all'11 settembre di 11 anni fa, no? In cui il tema, diciamo così, del diritto penale del nemico, cioè di colui che addirittura si costituiva, diciamo, si rappresentava come nemico, diciamo così, della società attraverso appunto l'azione terroristica, e come sapete, diciamo, è il tema che ha aperto una discussione, diciamo, negli Stati Uniti d'America in modo particolare, ma non solo, sull'uso legittimo della tortura, per dire, ma dall'uso legittimo della tortura, che è il suo approdo ultimo, ne derivano tutta una serie, diciamo così, di in qualche modo previsioni di riduzioni delle garanzie offerte a questo tipo di ai soggetti individuati come nemici della società, laddove i nemici della società sono ovviamente in massima forma, diciamo, quelli che si dichiarano tali perché decidono di fare nella forma appunto del terrorismo jihadista, decidono di fare una guerra contro uno Stato, diciamo così, ma anche quelli che, diciamo così, per la loro costanza, diciamo così, di conflittualità, vengono, diciamo così, interpretati come nemici, no? Da cui appunto deriva tutta quel modo di interpretare appunto la devianza e anche le previsioni penali secondo i codici cosiddetti della penalità attuariale, quindi di un'idea del diritto penale che deve tendere alla immunizzazione dei rischi, deve quindi individuare quali sono i fattori di disturbo sociale e prevenire la loro capacità, diciamo così, di far danni. È ovvio che in questo campo, dentro l'idea della prevenzione dei rischi, le forme della criminalizzazione anticipata, per esempio dei consumatori di sostanze stupefacenti, sono un fattore essenziale, diciamo sì, no? Perché vengono individuati come i soggetti che possono produrre
qualche modo la retorica che c'è stata intorno, diciamo, sia all'associazione tra immigrazione e criminalità è dello stesso genere, diciamo, sì, nel senso che anche in quel campo, diciamo, la criminalizzazione preventiva, per esempio sotto forma, non dico tanto del reato di clandestinità, ma quello della, che poi ha funzionato materialmente in maniera significativa in Italia, della mancata ottemperanza all'obbligo di allontanamento dal territorio dello Stato, qualche tempo fa, e diciamo così, è evidente che si tratta di un reato che non ha alcuna offensività. La mancata ottemperanza all'obbligo di allontanamento dallo Stato non ha alcuna offensività, quindi secondo gli schemi del diritto penale classico, diciamo così, non ha alcuna legittimità, perché non c'è offesa nei confronti di nessuno, ma diciamo così, era lo strumento reato necessario per prevenire il fatto che l'immigrato irregolare senza permesso di soggiorno, che già era stato intimato all'espulsione, rimanesse nel contesto nazionale e potesse, diciamo così, no? Produrre una preoccupazione in ordine al diritto alla sicurezza di coloro che il diritto alla sicurezza, diciamo così, lo mette. Allora, detto tutto questo, diciamo, non so quanto confusamente, poi magari, diciamo, se discutiamo avrò modo di chiarire, diciamo, di chiarire qualcosa. Il punto finale che volevo proporvi è, diciamo, quello relativo a che cosa ci aspetta. Perché io ho detto prima, teniamo a mente le date. Ora, le date non sono tutto, diciamo, non sono così fondamentali, però quando, diciamo, si certe coincidenze ritornano, forse vale la pena di prestare attenzione anche alle date, diciamo, no? Allora, il mutamento nel sistema penitenziario si ha a partire dal 1973, e oggi per esempio, in un'intervista molto interessante su Repubblica, proprio sulle transizioni storiche, Paolo Pombeni parla del 73, quindi dalla prima crisi petrolifera, come una data periodizzante rispetto al cambiamento, diciamo così, del nostro mondo, in cui appunto parla, mi pare, se ricordo bene, di un passaggio da una fase, quella che lui stesso individua 45-73, di stabilizzazione dissolutiva, nel senso che una stabilizzazione che, diciamo così, in qualche modo non aveva evidentemente, ora bisogna capire meglio cosa intende, diciamo, uno sviluppo ulteriore, quindi era una stabilizzazione del sistema, quello dello Stato sociale, che però conteneva, diciamo così, una mancanza di prospettiva, credo che questo significhi una stabilizzazione dissolutiva, una fase che inizia con il 73, che sarebbe appunto una fase di dissoluzione continua in cui crisi si succedono a crisi. Io direi, diciamo così, più semplicemente, o se volete più semplicisticamente, che appunto i sistemi penitenziari hanno seguito l'andamento, diciamo così, di queste grandi trasformazioni cicliche dentro i contesti nord-occidentali, chiamiamoli così, per mettere insieme Stati Uniti d'Europa. Il periodo socialdemocratico, il modello welfare state e quel modello di sistema penitenziario contenuto nei numeri e con quella ragione, diciamo, e con quella idea. Il modello neoliberista, quello che gli è succeduto, diciamo, con quegli argomenti, quelle retoriche e quei risultati in termini di penalizzazione e criminalizzazione. C'è un'altra data a cui però bisogna, appunto, lo accennavo prima, far riferimento e tenere a mente, che è quella del 2008. Perché dal 2008, per esempio, negli Stati Uniti d'America, che non è cosa di poco conto, la popolazione detenuta non cresce più. Grosso modo, diciamo, appunto, ora, da noi, al di là del
delle piccole modifiche normative, siamo in una condizione di stallo già da un anno e mezzo, due. La popolazione di tutti non cresce, è fermo. E il 2008 è anche l'anno della grande crisi economica internazionale. Non solo, a partire di là, diciamo, si apre una contesa nuova, per esempio negli Stati Uniti, quella che ha portato la Corte Suprema degli Stati Uniti a giudicare legittima una decisione di una Corte federale che, diciamo, minaccia di scarcerare tutti i detenuti che non possono essere detenuti in condizioni dignitose. E che quindi, diciamo così, non possono essere trattenuti sotto l'autorità dello Stato, violando lo Stato le norme e le leggi, cosa che, diciamo così, noi diciamo abitualmente anche rispetto al contesto nazionale italiano. Ecco, allora, l'interrogativo che io mi pongo, diciamo così, e che vi giro, è questo, e cioè che con la crisi economica è certamente finito, diciamo così, un trentennio. Ovviamente non è finita la globalizzazione, diciamo così, no? Meno che mai è finito il sistema capitalistico che gode di ottima fortuna, ma è finito, diciamo così, il trentennio della globalizzazione neoliberista a trazione nord-occidentale nel mondo. Questa è la crisi dentro cui siamo, no? Un grande processo di redistribuzione della ricchezza a livello planetario, per cui noi che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare alle spese del resto del mondo, diciamo, ora non ce lo possiamo più permettere. Ecco. L'impressione che ho io è che, diciamo così, questa cosa abbia un riflesso sui sistemi penali penitenziari, nel senso che quel patto securitario che era proprio appunto dello Stato minimo e che abbiamo detto tante volte, abbiamo sintetizzato tante volte in uno slogan, no? Nel passaggio dal sociale al penale, che non era solo il passaggio delle persone fisiche dalle istituzioni sociali a quelle penali, era anche un passaggio di competenze e di risorse. Perché appunto, come vi dicevo prima, nell'idea dello Stato minimo non è che non c'era l'idea che si dovesse investire sulla sicurezza, sono state investite risorse sulla sicurezza, sono state trasferite risorse sulla sicurezza, sono state trasferite risorse dal sociale al penale, appunto. E questa cosa ha consentito, diciamo così, di gestire quel patto securitario e di gestire anche quella enorme crescita della popolazione detenuta. Perché appunto, se leviamo il caso italiano, che non siamo capaci di costruire nulla e quindi, diciamo, sì, non siamo mai capaci, diciamo, di stare dietro alla crescita della popolazione detenuta, ma appunto in altri contesti, quelli anglosassoni, sia in Inghilterra che negli Stati Uniti d'America, gli investimenti sul settore, diciamo così, penitenziario sono stati enormi, hanno consentito di reggere, diciamo, quella sfida. La sentenza della Corte Suprema americana ci dice che gli Stati Uniti d'America non ce la fanno più, cioè che gli Stati Uniti d'America non possono più reggere quei livelli di criminalizzazione dentro un contesto, diciamo così, economico-sociale che è cambiato, non è più quello dell'epoca d'oro della globalizzazione nord-occidentale, per capirci. Ecco. Allora, ha un lieto fine questa storia? No, non necessariamente. La fine di questa storia è, per come la vedo io, o diciamo così, una qualche forma di redistribuzione della ricchezza per un'altra forma di universalismo, diciamo così, che in qualche modo pensi che si possa in qualche altro modo distribuire e garantire diritti, diciamo, a livello universale e universalmente dentro i contesti nazionali.
o altrimenti, diciamo sì, l'alternativa a questa cosa che non va esclusa, diciamo sì, a priori, perché questo è il contesto dentro cui ci muoviamo, è la fine dell'umanitarismo della modernità. La cosa che ci dicono dell'umanitarismo, la cosa che ci dicono appunto queste vicende, quella degli Stati Uniti, una analoga decisione è stata presa dalla Corte Costituzionale tedesca su un caso simile, diciamo, eccetera, 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 è quello che, diciamo così, quell'idea della crescita esponenziale delle forme di controllo penale e di punizione, alla fine fa pugni con i principi fondamentali e i valori fondamentali di una idea appunto dei diritti umani, eccetera, che è stata a fondamento della retorica della modernità. Allora, il punto a cui siamo, io credo sia un punto di questo genere, la condizione di stallo in cui siamo, per cui appunto questi sistemi, diciamo così, sembrano arrivati al livello di guardia, tanto che appunto le più importanti corti costituzionali sulla scena mondiale, perché così le chiamerei, diciamo così, la Corte Suprema Americana e la Corte Costituzionale Tedesca, pongono problemi direttamente sulla sostenibilità del sistema, ci dice questo, perché o il sistema, diciamo così, muta radicalmente, ma ovviamente in questo caso non può mutare soltanto dentro contesti nazionali, dentro un'idea, diciamo appunto, di redistribuzione, diciamo così, universale della ricchezza, o altrimenti, diciamo, i nostri sistemi andranno in rotta di collisione con quelli che sono i principi fondamentali che reggono, diciamo così, questa parte di mondo, direi almeno dal 1789 in qua.